qualsiasi sportivo, buonasera, benvenuti dal Pala di Leo, dove si è appena conclusa l'undicesima giornata, dove la Pige ha vinto in casa per l'ennesima volta, anche se questa partita è stata molto difficile. Siamo qui con Savina Binetti. Savina, buonasera, un'altra vittoria, Savina. Ma guarda, noi sapevamo che questa partita era molto difficile, dall'altra parte avevamo delle persone esperte, sapevamo che dovevamo mettercela tutta. Un'altra vittoria fa bene per noi, per il nostro morale, continuiamo così, va bene. Sulla base di questo è un'ulteriore carica, no? Anche per affrontare la prossima partita. Ah, la partita di sabato è fondamentale, giochiamo contro il Triggiano che è un'ottima squadra, sono molto preparate, sono sotto di noi a 2 punti, se non erro, quindi bisogna vincere necessariamente. Alla fine comunque la vostra esperienza e il fatto che siete anche una squadra molto unita si è notato e ha fatto la differenza. Ma noi abbiamo degli elementi molto esperti e avevamo già giocato insieme qualche anno fa, quindi stiamo lavorando comunque sempre per essere unite, perché il gioco di squadra vince sempre, anche sulle individualità. Ok, grazie Savina e alla prossima. Grazie. Adesso abbiamo il piacere di parlare con Mister Drago. Mister, buonasera. Una partita molto, molto lunga, siamo arrivati fino al 5° set, però alla fine siamo riusciti a portare comunque questi 3 punti in cassaforte. Beh, abbiamo portato 2 punti in cassaforte, non 3, perché abbiamo vinto 3-2, quindi chi vince prende 2 punti. Niente, sì, ci siamo riusciti, abbiamo fatto bene soprattutto nell'ultimo set. Diciamo che abbiamo regalato qualcosa al secondo set, perché potevamo anche prenderlo. Abbiamo fatto errori di ingenuità, errori di mancanza di concentrazione e abbiamo pagato, perché poi dopo tutto di fronte avevamo una signora squadra che è bella completa in tutti i ruoli. Beh sì, comunque c'è da dire che l'altra squadra, anche se vi erano molte ragazze giovani, ha dimostrato comunque di essere all'altezza. No, è una bella compagine, ha avuto qualche incidente di percorso, dovuto anche a qualche infortunio che hanno avuto, però tutto sommato è una squadra veramente completa che può dar fastidio a tutti, compreso a noi quando andremo là. Mister, per questa settimana quale sarà la motivazione per caricare tutta la squadra? Beh, già una motivazione che siamo primi è importante. Dobbiamo cercare di mantenere alto il livello della concentrazione e il ritmo dell'allenamento. Se riusciamo a fare questo a Triggiano possiamo fare la nostra figura, perché dopo tutto Triggiano ieri ha vinto a Santera, ma ha fatto un buon risultato, sta sulle ali dell'entusiasmo, quindi se la gioca in casa è uno scontro diretto, dobbiamo stare molto molto attenti. Ok, grazie mister per la disponibilità e in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie a voi, prego. Ora abbiamo il piacere di parlare con il coach del Prisma Volley Bari, Alessandro Girgenti. Buonasera mister. Buonasera. Una partita molto, molto difficile, set molto tirati comunque, però alla fine cosa è mancato? No, va bene, il Cerignola comunque secondo me è la squadra con l'organico più attrezzato del girone, forse dei 2 gironi ovviamente, che ha dei valori tecnici sicuramente un tantino superiori a tutte le squadre. Noi oggi siamo venuti qui, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita in trasferta su un campo secondo me dove nessuno forse vincerà, e comunque non eravamo nemmeno con tutte le 12 ragazze, avevamo il primo laterale ingessata, nulla togliendo chiaramente all'ottima partita fatta da tutte e due le compagini. Sì, sì, infatti anche la vostra squadra, tenendo conto anche che ci sono molte under 25 se non erro, comunque hanno dimostrato di saper stare in campo, soprattutto contro una squadra che voglio dire lei è all'altezza. Sì, sì, anche perché il Cerignola comunque ha difeso anche rispetto all'anno scorso, che io ho fatto lo stesso campionato, l'ho incontrato, ora difende, è quadrato, quindi hanno veramente lottato le ragazze del Cerignola e hanno difeso tantissimo. Ok, grazie mister. Per la prossima partita contro il Santeramo serve comunque di nuovo energia e carica per questa settimana. Ovviamente qualsiasi risultato di oggi e poi se la prossima partita è fondamentale per, almeno per noi, per andare avanti e quindi magari puntare all'obiettivo. Ma comunque in questo campionato tutte le partite, secondo me 9-10 partite su 12, 13 sono veramente difficili. Grazie. Ok, grazie mister, alla prossima. Adesso abbiamo il piacere di parlare con Angelica Tritto. Angelica, una partita molto, molto difficile per voi, che comunque era già pronosticata la difficoltà di questa partita, no? Sì, però noi abbiamo dato il meglio, abbiamo giocato bene, siamo contenti del risultato, anche se magari potevamo prendere anche un altro punto. Beh, questo sì. Secondo te cos'è mancato alla fine per guadagnare questo punto in più? Qualche punto in attacco, dovevamo chiudere qualche punto in più
e forse, non dico che l'avremmo vinto, però neanche l'avremmo perso male l'ultimo set. Vabbè, però c'è anche da dire che comunque molte di voi sono abbastanza giovani, quindi vi rifarete sicuramente. Sì, sicuramente, anche perché avevamo una squadra con giocatrici di B1, quindi siamo contente così, però non ci dobbiamo arrendere. E per la prossima partita, che sarà altrettanto difficile? Dobbiamo mettere lo stesso impegno di oggi e sarà diversa, perché comunque è una bella squadra, però secondo me non arriva al Cerignola, però dobbiamo impegnarci perché ci servono tanti punti. Ok, grazie per la disponibilità e in bocca al lupo. Sì. Dassi Sport.